dedicato, e qui c'è la figlia, al collega, dico collega perché appunto parliamo, direttore. Di giornalisti, direttore Mario Sconcerti, quanto ti emoziona? Da morire, infatti è colpa sua, è colpa di Martina e della sua mamma. Mi emoziona tanto, io Mario... Sì, sono cresciuto, ma nel vero senso della parola, anche anagraficamente, non solo professionalmente. Lui aveva 10 anni più di me, ma sempre voluto bene, questa è la verità, sostanzialmente è questo. Più perché tutti dicono che ti stima, ma voluto bene, la verità è questa. E l'ho conosciuto, come lo dicevo prima, sul palcoscenico, quando ero io un bambino, un ragazzino, e lui era già inviato, giovanissimo, del Corriere dello Sport. E veniva a Montelupo, al paese mio, perché c'era una bella corsa di professionisti, c'erano corridori dell'epoca, Franco Pitossi, eccetera, e veniva a scrivere a casa mia, perché mio padre faceva anche lui questo mestiere. E poi dopo l'ho ritrovato nel percorso, anzi l'ho ritrovato, lui ha pescato me a Firenze, quando lui ha aperto la redazione Sport a Repubblica, mi ha fatto collaborare allo Sport. E poi i 5 anni fantastici da direttore del Corriere dello Sport, perché la realtà è che il Corriere dello Sport è stato il suo giornale. Lui è stato in tantissimi giornali, in tante televisioni, è stato a Mediaset, alla Rai, a Sky, è stata alla Gazzetta, è stato al Secolo XIX, è stato editorialista del Corriere della Sera, ma il suo giornale, mi dispiace dirlo per gli altri, è sempre stato il Corriere dello Sport. Lì aveva... ha dato il meglio di sé, ma soprattutto ha dato tanto. E io l'ho visto, siamo parlati l'ultima volta a un premio suo a Porto Santo Stefano, e ci siamo messi a chiacchierare, da tanto non chiacchieravo con lui a lungo, era 2 anni e mezzo fa, una serata intera, e quello che era impressionante, è sempre stato impressionante di Mario, è che lui aveva, come ti ripeto, io 2 anni fa, lui aveva già, io ce n'ho 65, aveva già 73 anni e io ne avevo 63, e che era molto più avanti di me, ma molto, molto, mentalmente, intendo dire. Cioè lui diceva, si parlava di internet e di giornali, io sono uno da casa stampata sempre e comunque, e lui invece era stato capace di continuare sulla carta stampata, perché quello era il suo pezzo forte, indubbiamente, ma di aggiornarsi e di essere ancora moderno al passo tempo con internet. E lui mi diceva, ma lo sai che il pezzo che ho messo sul sito di internet del Corriere della Sera ha fatto 1 milione di visualizzazioni? E io gli dicevo, Mario, ma lo sai che ora noi Corriere dello Sport vendiamo, come tutti i giornali, un po' meno dei suoi tempi? Lo sai che ci sono ancora 50.000 persone la mattina che si svegliano, si fanno la doccia, scendono, cercano una edicola aperta e spendono 1,50 euro per leggere le bischerate che scrivo anch'io? E quindi era questa la discussione. Però io capivo di essere il vecchio. Io ero il vecchio, lui era il moderno. E questa è stata sempre la sua forza. Lui era sempre avanti, cioè inutile, era... Tutte le volte c'era discussione, tu capivi, io finivo la discussione e dicevo, ma come ho fatto a non pensarci? Ti schiudeva, ti apriva un mondo sempre. Martina, un premio che è nuovo per il Gran Gala dello Sport, siamo anche tutti molto orgogliosi che ci sia un premio per i giornalisti, questi che appunto i grandi giornalisti che si sono distinti, quanto ti emoziona e quanto ha dato e ha tolto a papà questo mestiere? Allora, diciamo che è stato molto bello per me che questo fosse il primo premio, no? Comunque è un momento più emozionante degli altri, ecco, questo rimarrà sempre nella nostra storia. Quando mi hanno chiesto di contribuire con un nome, io non ho avuto dubbi, ho pensato subito a Alberto per una storia di vita, ancora prima che per una storia di giornalismo, perché vuoi o non vuoi, di professionisti bravi ce ne sono e verranno premiati poi, ma prima di tutto ho voluto premiare la vita, perché il giornalismo è stata la vita per mio papà. Il giornalismo, la Fiorentina e noi, e io e mia madre. Quindi sicuramente mi pare che qualcuno, Gianni forse diceva prima, si sta poco con i figli, no? Questa è la nostra scelta. Sicuramente il calcio, lo sport, il giornalismo ha dato tutto a mio padre, e chiaramente qualcosina li deve aver tolto nello stare un po' più in intimità. Sono due persone diverse, quella che conosci, no? Che conosci nel pubblico e quella che conosci nel privato. Io devo dire la verità, è stato anche
noi abbiamo fatto un funerale laico, abbiamo fatto un funerale festoso, potremmo dire, no? Abbiamo fatto un po' all'americana, come si può dire. E io ho conosciuto tantissime cose di mio papà quel giorno, tanti momenti divertenti, tanti momenti che non sapevo, e quindi io ho dato la visione di una persona e le persone intorno a lui ne hanno restituita un'altra. Quindi diciamo che nel complesso, secondo me, siamo andati avanti tutti.